Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Nicole bacia Robert, poi il Salfield fa una scoperta su Michael. Nelle puntate tedesche di Tempesta d'amore è in corso un sorprendente triangolo amoroso, quello che vede Robert e Michael contendersi il cuore di una new entry molto affascinante, Nicole Alves, ex babysitter della famiglia Schwarzbach. Inizialmente, per essere stata la ex governante dei nuovi azionisti del Fürstenhof, la Alves verrà malvista da soci e dipendenti. E, in particolare, dai Salfield. Robert, dunque, vivrà un rapporto molto conflittuale con la new entry, soprattutto quando la donna scoprirà che l'uomo ha favorito l'assunzione di Otto von Arnsberg, ex bullo di Noah Schwarzbach, come nuovo dipendente dell'hotel. La situazione peggiorerà quando Alexandra licenzierà in tronco Otto. Robert farà ricadere la colpa dell'accaduto su Nicole che, invece, non ne sarà affatto la responsabile. Con il trascorrere dei giorni, le cose peggioreranno ulteriormente. Robert continuerà a non fidarsi della Alves, ritenendola ambigua e subdola. In realtà si sbaglierà di grosso. Nonostante questo, inizierà a sviluppare una inaspettata attrazione per lei. Hildegard, vedendolo molto preso, lo convincerà a provare a cambiare atteggiamento nei suoi riguardi. E sarà così che un giorno, a causa di un imprevisto, le mostrerà un lato di sé del tutto inesplorato. Così, con il trascorrere delle settimane, complice anche la redenzione di Otto che grazie a Valentina diventerà una persona migliore, Robert inizierà ad innamorarsi di Nicole. Ed il suo essere giusta e leale, per nulla disposta a lasciarsi manipolare ed a scendere a compromessi, lo colpirà profondamente. E non sarà l'unico ad apprezzarla. Ben presto, anche i Sombichler resteranno colpiti dalla sua purezza e bontà d'animo. E come loro, anche Michael. Quest'ultimo, però, per non entrare in conflitto con il suo amico, preferirà reprimere i sentimenti per la donna. Ma, il tutto si rivelerà più complicato del previsto. Le anteprime indicano che mentre Nicole approfondirà la sua conoscenza con Robert, Michael si ritroverà a provare dei veri e propri sentimenti per lei che manifesterà attraverso email anonime che creeranno non pochi equivoci. Nicole, infatti, si convincerà che sia Robert ad inviarle quei messaggi tanto dolci. Michael, accortosi di tutto, anziché rivelarsi, non avrà il coraggio di confessarle di essere lui, in realtà, l'ammiratore segreto. Per non inimicarsi il suo migliore amico, si metterà in testa di dimenticarla. E così, complice una bellissima e toccante mail, sarà proprio lo stesso Michael a favorire l'avvicinamento tra Robert e la Alves, che si scambieranno un bacio molto appassionato. Il giorno seguente, però, Nicole e il Salfield vivranno momenti di forte imbarazzo. Non sapranno proprio come comportarsi. E, soprattutto, non riusciranno a dare una definizione alla loro complessa relazione. Robert, però, desideroso di formalizzare la love story, farà un passo in avanti molto importante. Poi, al settimo cielo, convocherà sia Werner che Michael ai quali dirà di aver finalmente baciato la Alves. Distrutto, il dottore ingoierà l'amaro boccone. Poi, raggiungerà Eric al quale annuncerà di voler dimenticare per sempre Nicole. Rimasto solo, inizierà a rileggere commosso i vecchi messaggi scambiati anonimamente con Nicole. Quest'ultima, intanto, inizierà a fantasticare sul Salfield. Poi accenderà il PC e, come Michael, anche lei inizierà a leggere i dolcissimi messaggi. Il giorno seguente, Michael raggiungerà nuovamente Eric. Senza farsi scorgere, sorprenderà la governante intenta a scorrere le email. Proprio quando si deciderà a rivelarsi, ecco che spunterà Robert il quale, prontamente, abbraccerà e bacerà la sua amata. Dopo qualche giorno, Robert inviterà il suo amico ad una cena di prova, per testare alcuni piatti da inserire nel menù. Alla serata sarà presente anche Nicole. Con grande dispiacere, il Salfield noterà quanto i due siano più interessati a conversare che a degustare le pietanze. Poi, nel corso di una successiva conversazione con Nicole, Robert intuirà che Michael stia ancora inviando messaggi anonimi alla sua fidanzata. Furibondo, deciderà di affrontarlo. Come proseguirà questo triangolo amoroso? Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Nicole e Robert si baciano. Mario denuncia Greta e Noah. Ci aspettano puntate imperdibili.
Se in Italia siamo nel pieno della 18ª stagione, in Germania è la 19ª a catturare l'attenzione dei telespettatori. Nei nuovi episodi trasmessi oltre Alpe, Mario, ex della chef Greta Bergman, denuncerà per vendetta quest'ultima e il nuovo fidanzato Noah. Ma ancora, Robert, dopo l'addio di Cornelia, bacerà la new entry Nicole che conquisterà anche il cuore di Michael. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Greta rassegna le sue dimissioni a causa dell'intrigo dell'ex Mario. Soffermiamoci sul personaggio di Greta Bergman che giungerà al Fürstenhof per ricoprire il posto vacante lasciato da André Konopka. Quest'ultimo, come ben sapete, deciderà di lasciare Big Lime e di trasferirsi in Sudafrica dal figlio Simon per aiutarlo a gestire il suo ristorante. La permanenza di Greta, almeno all'inizio, sarà molto burrascosa in quanto André, al fine di trovare un sostituto al più presto per partire in tempi record, arriverà a modificare il suo curriculum facendola finire nei guai. Quando poi l'equivoco si risolverà nel migliore dei modi, Greta inizierà a stringere amicizia sia con Valentina Salfield che con Noah Schwarbach, che sarà conteso dalle due ragazze. Alla fine, pur ammettendo di essere attratto dalla figlia di Robert, Noah proverà ad approfondire la conoscenza con la chef che gli svelerà di aver avuto un passato sentimentale molto burrascoso. Con il suo ex, Mario Pankratz, valente critico gastronomico, ha avuto una storia d'amore finita a malo modo. Quando tutto sembrerà andare per il meglio, ecco che al Fürstenhof spunterà proprio Mario per testare il ristorante dell'hotel. Il ragazzo, quando si imbatterà nella ex, deciderà di vendicarsi. Durante la prova, Robert sarà vittima di un infortunio e si vedrà costretto a correre in ospedale. Nella confusione generale, si dimenticherà di comunicare a Greta un ingrediente importante utile alla preparazione del piatto principale. Per fortuna, la ragazza riuscirà a salvare la portata. Greta e Hildegard saranno molto ottimiste, ma l'entusiasmo verrà meno quando Mario si avvicinerà di nascosto alla ex mettendola in guardia. Non sarà facile mantenere le stelle. La Bergman, senza lasciarsi minimamente intimorire, minaccerà di rendere pubblico il suo ricatto, ma lui, con fare borioso, affermerà che se proverà a denunciarlo, non funzionerà, in quanto è diventato molto potente. Greta, però, coraggiosamente, tenterà lo stesso di incastrarlo con una registrazione e, proprio quando sembrerà riuscirci, sopraggiungerà Noah. Alla fine, il Pankratz accuserà la coppia di estorsione ed aggressione, arrivando a distruggere il cellulare della ragazza. Noah non si perderà d'animo e proverà a ripararlo. Mario, però, per salvarsi la pelle, si recherà in commissariato per denunciare i due. Alla fine Greta, per evitare danni all'immagine del Fürstenhof, rassegnerà ai Salfield le sue dimissioni. Robert, Werner e Christoph cosa ne penseranno? E soprattutto Noah riuscirà a recuperare la registrazione incriminante effettuata dalla fidanzata, quella che incastrerebbe Mario? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.